Buongiorno a tutti. Eccolo. Grazie, grazie di essere venuti, grazie della affollata presenza. Veramente contento di vedere tutti voi qua dentro, quindi interessati a Amazon, ma anche quanti eravamo giù prima all'inizio? Più di 200? Bene. Quindi secondo me ottima reazione del tessuto imprenditoriale italiano. Che vede il mobile come una via d'uscita da questo momento di crisi socio-politico-economica in cui tutti viviamo. Oltre a Amazon, cioè, già in Italia ci sono parecchi casi di successo che secondo me dobbiamo celebrare. Dopo di me ci sarà Music Match, per esempio, grande esempio di super successo, tra l'altro largamente spinto da Android, e quindi Dobbiamo spingere. Secondo me il 2014 sarà un bell'anno, vediamo cosa riusciamo a fare a Torino, Milano, Roma, i vari hub per spingere questa economia. Comunque io sono qui in veste di ambasciatore del mondo Amazon e vi parlerò di due cose. La prima, rapidamente, sarà un overview di cosa sta facendo Amazon sul mobile e nello specifico per gli sviluppatori Android. La seconda, che non c'entra con Amazon, però sono dei consigli per tutti voi sulla monetizzazione delle vostre app e dei vostri giochi. Abbiamo preso i top 50 game developers e tutti gli altri, abbiamo fatto delle analisi e abbiamo visto cosa fanno i top 50 che gli altri non fanno, e magari questi dati possono essere d'aiuto se qualcuno di voi è un game developer o si accinge a farlo. Ok? Quanti di voi conoscono... Vabbè, aspetta. Facciamo un'altra domanda. Quanti di voi hanno acquistato su Amazon negli ultimi 3 mesi? Ok, bene. Quanti di voi conoscono invece lo store di Amazon, l'app store di Amazon? Bene, cominciamo. Vuol dire che un pochino di lavoro l'abbiamo fatto. L'Amazon App Store è stato lanciato l'anno scorso, un anno e mezzo fa in Italia, quindi siamo super super giovani, ma 2014 vedrete delle belle. Andiamo subito in it. Super confidential tutto, ovviamente. Allora, Amazon ha una mobile strategy che è estremamente articolata. Tutto parte dal concetto per cui qualunque servizio di Amazon deve essere utilizzato da qualunque cliente, qualunque piattaforma egli si trovi a navigare. Quindi, se, per esempio, guardiamo la prima app lì in basso, l'Amazon Shopping App. Se io voglio comprarmi un toserba, voglio poterlo fare dal PC, dal Mac, dall'iPad, dal Samsung Tablet, ovviamente dal Kindle Fire o da un telefono Android. E questo atteggiamento di Amazon di essere ovunque si applica su tutte le Amazon Properties. Parliamo di Kindle, ovviamente, parliamo di IMDb, parliamo di MP3, di Cloud Player, eccetera. Oggi andiamo più a parlare di Amazon App Store. Cos'è l'Amazon App Store? L'Amazon App Store è il luogo dove le app e i giochi vengono distribuiti e vive di due anime. Una è il Kindle Fire e l'altra è Android. Quindi Kindle Fire è il tablet numero uno negli Stati Uniti su Amazon, è stato lanciato un paio di anni fa, e Android, beh, sapete tutti cos'è, no? Amazon App Store per Android è l'app che consente ai clienti di comprare le applicazioni e i giochi. Benvenuti, venghino. Un attimo di tempo, ragazzi. Vi dico subito perché, se io sono un utente Android e ho un telefono, un Samsung, un HTC e ho Google Play installato, perché mai dovrei scaricarmi un'app che magari trovo altrove da Amazon App Store? Sono 3 motivi e molti altri arriveranno nel 2014, ma non ve li posso dire ancora, purtroppo. I motivi sono: uno, tutte le app su Amazon sono testate, quindi nel caso in cui una persona non è magari tech savvy come siamo tutti noi, ma lo è un po' meno, avere un ente trusted che fa il testing è un elemento di rassicurazione. Due, la fiducia in Amazon nelle transazioni è senza pari, per cui adesso io non so qual è il vostro atteggiamento nei confronti di Amazon, però sicuramente
È verosimile che un utente che ha acquistato su Amazon ha costruito la fiducia e sa che se compra un'app e qualcosa non va, può contattare il customer service, ottenere rimborsi, avere chiarimenti su qualunque possibile dubbio. Infine, vantaggio economico. Noi abbiamo un programma, per adesso limitato alle applicazioni paid, per cui ogni giorno c'è un'applicazione paid che viene messa gratuita. E questo è un grande vantaggio per, ovviamente, per l'utente che si trova a scoprire nuovi giochi, nuove applicazioni, e anche per gli sviluppatori che hanno un metodo, diciamo un growth hack per raggiungere centinaia di migliaia di clienti in un giorno solo. L'altro ieri abbiamo fatto una free app of the day con uno sviluppatore italiano che si chiama Heartbeat Interactive, non so se lo conoscete. Hanno fatto un gioco che si chiama Dooms and Destiny, un RPG così un po' umoristico. È andato super bene negli Stati Uniti e quindi sono super contenti. 2014 avremo un sacco di altre cose, ma non ve le posso ancora dire, purtroppo istruzioni interne, ma insomma stay tuned. Dal punto di vista invece degli sviluppatori, io sono iscritto alla mailing list dei lanci di Amazon, dentro Amazon, e ogni giorno c'è qualcosa di nuovo. Non tutto è visibile, però ogni giorno c'è qualcosa di nuovo. E qual è lo scopo? È consentire a tutti voi sviluppatori di raggiungere un maggior numero di clienti possibili, fare in modo che i clienti siano engaged, monetizzare al meglio e infine avere il massimo della semplicità per testare e gestire le app. Sulla monetizzazione parleremo a lungo, ma solo un'osservazione. Io, utente Amazon, sono abituato a acquistare su Amazon, mi fido del metodo di pagamento, mi fido del transaction, so che ancora se chiamo il customer service non avrò problemi. Questo si traduce direttamente in una monetizzazione per utente che è world class. Flurry l'anno scorso ha fatto un'analisi e Amazon è quasi quattro volte più di Google Play, è un par il 90% rispetto a iOS. Quindi questo già per darvi un assaggio. Andiamo rapidamente attraverso i servizi di Amazon e poi andiamo subito alle best practices sulle monetizzazioni, che sarà il succo della presentazione. 200 milioni di global active users tutti i giorni, di global active users worldwide, quindi vuol dire 200 milioni di persone che comprano routinariamente su Amazon, e 100 milioni unique visitors mensili, con 6 visite al mese, quindi no, più di una volta a settimana. Quindi una larghissima customer base di utenti che tornano, acquistano e si fidano. E poi le piattaforme di distribuzione. Uno è il Kindle Fire, top selling item negli US da quando è uscito. E poi Amazon App Store ha grandi piani di espansione su Android in generale. Quindi stiamo facendo un sacco di deal con gli OEM e mobile carriers. Per esempio siamo già preloaded su Verizon, siamo già preloaded su US Cellular, siamo già preloaded su Deutsche Telekom e stiamo facendo negoziazioni con parecchi altri mobile operators worldwide. Parliamo di monetizzazione per utente. Questa slide che vedete qui è una slide, un'analisi fatta da Tinyco, uno sviluppatore indipendente americano, che ha trovato, ha lanciato il proprio gioco che si chiama Tiny Village su tutte le piattaforme in contemporanea e ha analizzato la performance in termini di ARPU, e come vedete erano parecchio contenti delle performance di Amazon alla luce di quanto vi ho detto prima, con guardate in basso a destra, con una monetizzazione per utente sulla piattaforma Amazon addirittura 80% più alta rispetto a iTunes e 6, 12, 18, quasi 3 volte più alta di Google Play. Questo unendo sia Kindle Fire sia Amazon App Store per Android. Quindi di questo siamo molto orgogliosi e continueremo a lavorare per migliorare questi numeri. Non finisce qui. Per gli sviluppatori abbiamo creato, ripeto ogni giorno ne creiamo uno nuovo, dei servizi che aiutano la monetizzazione. Se siete uno sviluppatore di giochi, potreste essere interessati al Game Circle, quindi una piattaforma di engagement e di leaderboards che consente ovviamente agli utenti di utilizzare la stessa app su diversi dispositivi, inclusi iOS, inclusi Android, inclusi Kindle Fire, inclusi tablet e phones, in modo del tutto seamless, con la tecnologia che si chiama Whisper Sync. Risultato: 80% più ARPU, 33% conversion rate in più e 38% di orders per paying customers in più. Un'altra cosa che solo Amazon può fare. Chi sono io per impedire
a un utente di trovarsi dentro un'app e acquistare un oggetto fisico connesso all'app, no? Immaginiamo un gioco, Angry Birds, chi sono io per impedire che un utente compri un pupazzo? E lo posso fare con un API integrata dentro l'app, in modo tale che venga che emerga una finestra di in-app purchase, esattamente come quella che trovate sull'in-app normale, e con one click mi ritrovo a casa nei giorni successivi il pupazzo. E come oltre ai pupazzi potete fare qualunque cosa che c'è su Amazon. Per esempio, immaginate un'app di fitness, chi sono io per vietare di acquistare un'app, di acquistare un paio di scarpe che matchano con un mio stile di corsa e via dicendo. Oppure, caso reale, chi sono io per impedire a questo utente di comprare una rotola ananas? E quindi questa è una cosa che può fare soltanto Amazon. Altra cosa che Amazon sta facendo per migliorare la monetizzazione e il reach degli utenti è l'Amazon App Store Developer Select. Cosa succede? Voi fate un'app che funziona bene, un'app che è bella, un'app che è HD, un'app che integra alcuni servizi base di Amazon. Amazon automaticamente detecta questa qualità e vi qualifica per partecipare all'App Store Developer Select, automaticamente, donandovi 500.000 ad impressions in US, così, for free, dedicated merchandising, quindi placement sull'App Store home page, e non soltanto, e in aggiunta offre ai clienti che andranno a acquistare la vostra app o acquistare i vostri prodotti in app un beneficio monetario, cioè restituisce il 30% di quello che hanno acquistato in coins, Amazon Coins, che è una moneta virtuale di Amazon lanciata in US. Quindi c'è un circolo virtuoso: voi avete la visibilità, l'utente è contento perché risparmia il 30%, e quindi ci immaginiamo che questo risolve il grande pain point degli sviluppatori indipendenti, che è quello: se non raggiungo i top 10, top 20 in classifica, non ho la visibilità sufficiente. Questa è la risposta di Amazon. Non solo, con la scala vengono dei problemi, per esempio i costi di server, e AWS da 25% off. Giusto un glimpse su quello che Amazon sta facendo. Altra cosa unica di Amazon è Mobile Ads API. Cosa sa Amazon dei propri clienti? Un casino di roba, soprattutto la loro storia di acquisto. Quindi è in grado di targetizzare gli ads in maniera super efficiente. Abbiamo lanciato da pochissimo questa piattaforma, quindi non ho dati ufficiali da condividere, però abbiamo degli esempi, vedete qui in basso, Games to Win, 2,87 ICPM dollari, questo è un dato suo, quindi siamo anche di questo siamo orgogliosi. Tutto questo fatto negli ultimi 6-9 mesi, quindi per dire quanto siamo seri su questi aspetti. Milioni di altri servizi su cui glisso, e poi un altro vantaggio che avete sono io e Alessandro, che è sparito, e il mio team, che siamo a disposizione totale, cioè alzate la cornetta, mettete l'app, cerchiamo di lavorare insieme per magari organizzare un featuring, fare delle iniziative di visibilità sia in Italia e possibilmente anche all'estero. Questo è un altro beneficio che altrimenti altrove magari non trovate. Quanto mi devo sbattere per mettere un'app su Amazon App Store? Risposta: poco o nulla. Nel 75% dei casi, zero. Nel rimanente 25%, soltanto l'integrazione delle API, per esempio proprietarie, l'in-app purchase, chiaramente è anche nel vostro interesse utilizzare l'in-app purchase di Amazon, e via dicendo. Abbiamo qui fuori un po' di Kindle Fire, quindi se voi avete l'APK in una chiavetta, o sì, in una chiavetta perché la wifi non va, datecelo e li testiamo subito e eventualmente li mettiamo su in no time. Ok, questo è solamente l'introduzione. Tutto chiaro? Ok. Adesso andiamo su una parte un po' succulenta, che a me piace parecchio, che è la monetizzazione. Qui non vi parlerò più di Amazon, quindi parlerò soltanto di delle best practices. Magari vi interessa. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato i top 50 sviluppatori di giochi su Amazon, e tutti gli altri, e abbiamo visto cosa fanno i top 50 e cosa fanno tutti gli altri e quali sono le differenze, e ci sono risultati interessanti. Poi ditemi cosa ne pensate. Questa era una presentazione fatta per essere stand alone, quindi l'introduzione ve la risparmio. Prima osservazione, lo sapete tutti: IAP,
in-app purchase adoption sta aumentando. Un anno fa, se facciamo 100 all'adoption di un anno fa, adesso siamo a 155, quindi già 55% in più in soltanto un anno, e questo è un dato di 6 mesi fa. E dati più recenti dicono che questo trend sta assolutamente continuando, e lo sappiamo, il 97% dei giochi sono freemium ormai, e insomma la strategia full paid transactional sta un po' decadendo. Quindi cosa stanno facendo i top 50? Io ho spiegato già il concetto, quindi vado veloce attraverso queste slide. Prima cosa, andiamo a vedere l'engagement degli utenti dopo il lancio, al lancio e nei giorni successivi. Questa qui è una slide che descrive cosa fanno gli utenti dei top 50. Quindi gli utenti dei migliori giochi hanno questo comportamento. Picco all'inizio, ovviamente un piccolo decay dell'installato e anche degli attivi. Ovviamente gli attivi sono di meno degli installati. Vediamo cosa fanno gli altri, cosa succede agli altri. Avete visto? Quasi niente. Cioè, quindi questo cosa ci dice? Che anche gli sviluppatori che non sono nel top 50, quindi tutto il resto degli sviluppatori, hanno comunque dei giochi che gli utenti continuano a utilizzare, rimangono attivi in percentuale veramente minima. Quindi questo magari non giustifica la differenza che poi c'è in termini di revenue tra i top e tutti gli altri. Quindi questo già, secondo me, è un insight. Allora cosa abbiamo detto? Ok, questo aspetto magari non è fondamentale. Andiamo a vedere cosa succede alle sessioni. Dividiamo il comportamento dell'utente in due pezzi. Il primo, il numero di sessioni per ogni utente. Il secondo, la lunghezza di ciascuna sessione. Facendo il prodotto si ottiene la totale durata del totale tempo che l'utente impiega all'interno del gioco, giusto? Chiara la slide? Ok. Blu, top 50, arancione tutti gli altri. Andiamo a vedere che succede. Allora, la prima torta dice che più o meno il numero di sessioni, siamo lì, top 50 7, gli altri addirittura 7,4 di più. La lunghezza della sessione però già è un pochino in vantaggio, anche se molto, molto bilanciata. I top 50 riescono a mantenere l'engagement un po' più alto, quindi l'utente sta 2,9 minuti contro 2,3. Facendo il prodotto ottengo 20,14,4. Piccolo vantaggio per i top 50, ancora non giustifica forse il grande differenza di revenue. Andiamo avanti, day one, avete visto? Il numero di sessioni è sempre lo stesso, più o meno, anzi il resto guadagna ancora. Invece la lunghezza di ciascuna sessione è aumentata, 3,5 contro 2,4, il vantaggio aumenta sempre di più. Adesso vi risparmio tutti i giorni fino al trentesimo, però potete immaginare dove stiamo andando. Capito? Al day 30 abbiamo 18,9 minuti sui top 50 e soltanto 7,3 sugli altri, quindi quasi tre volte tanto. Quindi gli utenti, gli sviluppatori dei top 50 sono bravi a tenere i giocatori a lungo engaged, quindi fare in modo che non soltanto tornano anche gli altri, ma che ci stiano a lungo. Ovviamente questo che feedback vi dà? Non è immediatamente actionable, nel senso, è chiaro che è un problema probabilmente di prodotto, no? Però vi dà un indizio, mi devo focalizzare su continuare a farli ritornare, oppure mi devo focalizzare a tenere il gioco, che sia a realizzare un gioco che sia super engaging. Posto? Chiaro? Era chiaro? Ok. Andiamo a vedere un altro aspetto. Andiamo a vedere il soldo. Vediamo cosa succede al top 50 versus il resto. Ok? Come facciamo a calcolare l'ARPU, Average Revenue per Paying User? Lo dividiamo in due pezzi. Uno, il numero di oggetti acquistati da ciascun utente paying. E il resto, l'altro pezzo, è quanto costa ciascun oggetto. Facendo il prodotto tra il numero di oggetti e l'average price ottengo l'ARPU. Facciamo la stessa analisi di prima e cosa osservo? Numero di oggetti, 109 versus 100, in top 50 più o meno siamo lì, però già come average selling price stiamo parlando del 41% in più.
Quindi sembra già che i top 50 sono in grado già da day zero di estrarre un valore del 41% più alto per oggetto da ciascuno degli utenti. Questo si traduce in 54% in più di ARPU. La cosa va, indovinate un po' dove andiamo a parare, va sempre di più aumentando. Il picco addirittura al day 7, in cui stiamo parlando di più di 2,5 volte. Ancora una volta, se guardate il numero di items, sempre lì, soltanto il 12% in più, non giustifica molto, però il prezzo medio 2,5. Poi scende un pochino, insomma, poi si modera tutto. Ok, quindi anche questo cosa vuol dire? Vuol dire che dovete andare back alla vostra app e alzare tutti i prezzi? No. Correlation is not causation. Quindi questo qua è un risultato ex post, non vuole dire necessariamente che i vostri prezzi sono troppo bassi. Però può voler dire magari che c'è un problema di assortimento, può voler dire magari che non ce l'avete proprio, l'utente non è spinto a acquistare questi average selling price alti, cosa che invece i top 50 sono bravissimi a fare. Altra analisi, chiaro questo? Ok. Altra analisi, assortimento e price point. Questo qui è l'assortimento su Amazon a gennaio 2013, quindi un anno fa. Come vedete, abbiamo diviso in assortimento in percentuale di oggetti presenti nei vari bucket di prezzo e quanti di quegli oggetti vengono venduti. La cosa che salta all'occhio, secondo me, è una disparità enorme tra la disponibilità di oggetti e le effettive vendite. Quindi, tutti gli sviluppatori, la maggior parte degli sviluppatori si affrettano a mettere 0,99 items, eppure quelle vendite lì sono soltanto il 6%. Stiamo parlando di units, non di grossing, quindi soltanto il 6% di units viene venduto in quel bucket, mentre il 20% su 19,99, su cui il focus degli sviluppatori è basso, è tra i più bassi, 6%. Per me questo è super super insightful e l'hanno capito bene i top 50. Se guardate la distribuzione invece sui top 50, vedete subito che c'è molta più allineamento, c'è molto più allineamento. Addirittura 0,99 non hanno quasi nessun impatto. Quindi queste sono i super booster di Candy Crush, insomma, pensate queste robe qui. Avete detto qualcosa? No, non credo, l'abbiamo fatto dopo, però. Quindi, secondo me, queste sono già delle analisi interessanti, non so se siete d'accordo, poi magari facciamo due domande, visto che siamo abbastanza intimi. Questa slide non l'ho fatta io, non so cosa vuol dire. Vabbè. Andiamo a vedere cosa fa la gente nel tempo. Guardiamo questa slide. A parte i ripple, che sono legati ovviamente agli orari del giorno e della notte, si vede subito che gli acquisti in app sono concentrati naturalmente all'inizio, però c'è una long tail di acquisti. Andiamo più in dettaglio. Prima osservazione, il 18% di un customer's value è fatto nel primo giorno, quindi stiamo parlando di quel picco prima del 24. Quindi immediatamente la prima osservazione, il primo feedback actionable è: non aspettiamo che l'utente passi un giorno, cioè non giochiamoci il 18% del valore non creando dei meccanismi per cui l'utente si trova già nelle condizioni di acquistare qualcosa. Poi che succede? Però il 44% dei repeat purchases avviene entro un'ora dal purchase precedente. E questo si ricollega al discorso delle session prima. I top 50 hanno delle session lunghe e stimolano il repeat purchase, che invece se hai una sessione corta è una cosa che non avviene, no? Quindi questo è un altro dato secondo me importantissimo. Infine, 56% degli acquisti sono repeat purchases, ma soprattutto 62% del revenue avviene dopo i primi 7 e il 35% dopo i primi 30 giorni. Quindi ok che c'è il picco all'inizio, quindi dobbiamo estrarre valore subito, però non dimentichiamoci della long tail alla fine. La long tail è quello su cui
i giochi come non so, Candy Crush e compagnia fanno il 62% delle revenue dopo i primi 7 giorni. Quindi se noi non siamo in grado di creare delle condizioni per cui l'utente si trova trova del valore a stare nel nostro gioco ed è disposto a pagare per quello, sto perdendo il 62% della fetta della torta. Chiaro? Bene. In realtà questo era il succo della presentazione. Andiamo avanti con altre piccole osservazioni. Selezioni. Quanti oggetti devo mettere? Troppi, troppo pochi? Come vedete qua, più ce n'è meglio è, in realtà poi c'è un limite che vedremo successivamente, però l'ARPU è più alta man mano che vado su con gli oggetti. 5 oggetti, 6, 10, 11, 15 addirittura, 169% rispetto al bucket centrale. Ah, questo altro dato, la legge di Pareto non so, ancora più spinta. Il 2% dei customer crea il 30% delle vendite, quindi c'è un'estrema polarizzazione delle revenue. Questo forse non è una novità, per me lo era nella quantità, non nel fenomeno in sé. Cioè il 2% genera il 30% delle sales, è abbastanza un numero importante. Altra osservazione, anche questa è intuitiva, però vale la pena pensarci: il prezzo che la gente è disposta a pagare aumenta nel tempo. Primo giorno fatto 100, il primo giorno, dopo 30 giorni siamo arrivati al 160%, 60 volte di più, 60% in più. Questo è intuitivo, l'utente sa quello che si aspetta, sa che, perfetto, grazie, sa cosa aspettarsi, ha fiducia nel gioco, si è già così scottato in casi precedenti, quindi ha la fiducia al massimo, è disposto a pagare di più, molto semplice. Facciamo un bel wrap up. Chiaro tutto questo che ho detto fino adesso? Spero che sia stato utile. Non ho più niente da dire, solamente un paio di un riassuntino. Teniamo gli utenti engaged, e qua una piccola marchetta Game Circle, 38% di engagement in più. Push notification, altro meccanismo ovviamente con cui questo può avvenire. Un paio di best practices che abbiamo scoperto che emergono da quanto detto prima. Facciamo in modo che l'utente sappia quello che deve fare, no? Se io voglio fargli comprare qualcosa, spieghiamoglielo, creiamo dei tutorial, vediamo in questo caso per Shop Story di Team Lava, ci sono delle frecce, c'è il balloon che spiega cosa fare. Non vogliamo assolutamente che l'utente non sappia come spendere i soldi, quello è un problema. Allo stesso modo spieghiamo all'utente come consumare gli oggetti che ha acquistato. Questo è un caso di card drop, per esempio. Se io non gli faccio vedere che ha dei crediti da utilizzare perché li ha acquistati prima, lui non li spende, quindi non ne percepisce il valore. Cosa molto semplice: make it easy to shop. Creiamo uno shop dentro l'app che sia il più possibile semplice, chiaro, con dei price point ben definiti. E a proposito di price point, non esageriamo, non ci deve essere il 0,99, 0,1,45, 1,99, 2,52. Tra 6 e 10 price point è il numerino magico, più verso i 6 che più verso i 10. Quindi 1,99, 4,99, questo l'aveva capito bene Apple ai tempi, no? C'erano i buckets, se vi ricordate, no? Localization, non dico niente di nuovo qua, però ragazzi ho visto di quelle localization che sono imbarazzanti. Se noi italiani vogliamo andare all'estero, dobbiamo avere tutto a prova di bomba, deve esserci una localization perfetta in tutte le lingue, specialmente l'inglese, niente strafalcioni, utilizziamo i traduttori ufficiali madrelingua, ma lo dico in modo accorato perché veramente è una cosa che danneggia moltissimo, moltissimo. E poi insomma utilizzate i mobile ads, questo qua è veramente one to one, cioè se dovete fare un ad mettetelo che occupi tutto il device e non metà, che se no la conversione è bassa, nella fattispecie è un terzo. Ok, io il recap ve lo faccio? Lo faccio il recap? Quanti minuti abbiamo? Non ve lo faccio, va bene, no, niente recap, però credo che siamo andati in modo abbastanza schematico e spero che le informazioni date siano utili. Io sono Raffaele Cannizzaro, la mia mail è davvero, davvero,
davvero founder, raffaele@amazon.com, quindi come Jeff amazon.com, però non proprio uguale. E se no, saremo qui fuori, quindi se avete l'APK datecelo e facciamo dei test, vediamo se funziona, lo mettiamo su, 75% dei casi dovrebbe. E se volete fare trarre beneficio da Amazon App Store, developer.amazon.com, fate il vostro account e contattatemi, raffaele@amazon.com. Grazie. Perfetto, perfetto. No, no, no.